Siamo tornati pronti per una ricetta veloce, veloce, questa volta una ricettina tedesca che il nostro Simone ha pensato per noi. Innanzitutto, come mai questa proposta? Sono stato in Germania per 5 anni, ho vissuto ad Amburgo e nella mia permanenza in Germania ho assorbito anche un po' di ricette, non soltanto ricette italiane. Ma pensavo non solo ricette, ti volevo chiedere che altro. No, solo ricette. Ho avuto anche due ristoranti su, quindi che dopo ho venduto. Allora, partiamo subito da questa ricettina. Aspetta, voglio sapere chi te l'ha imparata esattamente? Ah, delle persone che lavoravano nei ristoranti che avevo, perché come ti dicevo prima ho avuto due ristoranti su e ognuno portava delle ricette sue e questa me l'ha insegnata appunto un ragazzo su tedesco. Oh, ho capito. Bello. Di Monaco, appunto. Vediamo un po' com'è. È una ricetta facile. Prendiamo dei würstel. Ok, io questi qua ho preso i veri würstel. Come si fanno a riconoscere i veri würstel dai würstel che non sono veri, appunto? Ecco. Per capire se un würstel è fatta di vera carne di suino e non carne meccanicamente separata. Meccanicamente separata, adesso vi do una piccola tip. Meccanicamente separata significa che dell'animale viene utilizzata qualsiasi parte. Oddio. Viene tritato qualsiasi parte dell'animale. Sì. Mentre questi sono fatti di puro suino, quindi per mangiare dei veri würstel vanno letti gli ingredienti e vanno presi dei würstel appunto che specifica proprio l'animale da quale viene. Ok, quindi deve esserci la dicitura, ricordiamolo. Basta che venga specificato l'animale e non separato meccanicamente. Okay. Perché se c'è scritto che è separato meccanicamente, appunto è quindi qualsiasi parte. Quindi bisogna leggere tutto. Esatto. Allora, io ho tagliato. Poi che cosa prendiamo? Quali sono gli altri ingredienti? Vedo dello speck. Partivo così già. Allora, würstel, speck e fontina. Punto. Lo speck l'ho preso leggermente affumicato. Allora io intanto taglio a metà il würstel, non completamente ma a metà. Taglio a listarelle la fontina. Ah, non completamente? No. Andiamo a fare tipo una sorta di panino. Andiamo ad aprire e andiamo a farcire appunto il nostro panino. Carino! Quindi dentro, andiamo a inserire dentro. Farcito il primo würstel, andiamo velocemente con gli altri. Questa è una ricetta Ludo che io utilizzavo anche. Per conquistare come? Le ragazze? No, come in uno dei ristoranti per secondo. Quindi. E quanti bisogna mangiare per secondo? Cioè quattro? Bisogna mettere tutta la busta? Tre va benissimo, perché comunque sono sostanziosi, perché adesso alla fine ti farò vedere che andremo a avvolgere questi würstel nella pancetta. Wow, meraviglioso! Esatto, quindi nel senso sono già belli pesanti. Partiamo bene. Però secondo me ai nostri amici che ci seguono, magari ai bambini, questa è una cosina che può piacere. Ma secondo me anche gli adulti. Sicuro. Magari la sera con una bella birra. Secondo me già stanno a prendere il frigorifero. Iniziano già con noi. Amore, fammi a prendere il würstel, non separato meccanicamente, mi raccomando. Allora, andiamo ancora a tagliare. Ecco qua, andiamo con l'ultimo velocemente. Come vedi non li taglio completamente, li tagliamo soltanto così. Eccoci qua. Adesso Ludo andiamo ad avvolgere il nostro würstel con la pancetta. Andiamo a farlo cercando di non lasciare spazi vuoti. Dopo anche se capitano spazi vuoti comunque è una cosa che si andrà a sigillare una volta che andrà in padella. Una domanda curiosa vai, da farti. Dopo vai, aver mangiato questi würstel pesanti, sì, cosa facevi in Germania? Continuavi a lavorare? Uscivi. Facevi cosa? Passeggiate, la corsetta? Ah, io continuavo a lavorare al ristorante. I clienti che mangiavano questa cosa andavano a smaltire fuori. Andiamolo a... perché lo sport preferito dei tedeschi, devi sapere Lodovica, che è alzare il gomito la sera. Ah, ecco. E quindi andavano a... Io poi uno di questi quindi ristoranti... Cioè i tedeschi amano mangiare pesante e bere abbastanza. Esatto, bevono tantissima birra. Quindi. Allora ne cuociamo subito uno, poi questi li cuociamo magari più tardi, ok? Per tutti quanti. Andiamo. Non andremo ad abbondare con l'olio perché comunque c'è anche il grasso della pancetta. Quindi un filetto d'olio. Esatto, giusto pochino. Ok, andiamo così. Sì. Ora andiamo a scaldare la nostra piastra. Adesso la nostra padella è calda, andiamo a... Attenzione, senti questo rumore? Questo rumore che deve fare. Ludo, guarda che bel piattino, nel senso è una bella composizione, sì, molto buona, però andiamo qua. Vediamo se è buona, assaggiamo prima. Andiamo all'assaggio. Allora, intanto ti taglio un pezzettino, attenzione che è bollente. Mm-hmm.
sapore è. Attimi di suspense, veramente buono. Se lo lasci cuocere un po' di più, la fontina tende a sciogliersi completamente e esce un sapore completamente amalgamato tutto assieme, è molto molto buono. Già da così, devo dire la verità, è buonissimo. Ci vogliamo aggiungere una salsina come salutiamo i nostri amici? Certo. Ketchup. E ce la mangiamo tutti. Noi non ce l'abbiamo? Non ce abbiamo il ketchup. Ce la facciamo una maionesina al volo. Okay. Grazie per essere stati con noi, arrivate a questa ricetta perché è davvero, davvero sfiziosa. Assaggiatela.